Ciao! Negli ultimi tempi ho realizzato qualche video che aveva a che fare con i pannelli fotovoltaici. Ho notato che è un argomento che desta molto interesse, come è giusto che sia. Continuo a ricevere quotidianamente messaggi con richieste varie. Ognuno ha le proprie esigenze, ma è impossibile rispondere a tutti per mancanza di tempo. Inoltre non sono un professionista del settore. Per alcuni progetti più complessi è meglio affidarsi ad una persona esperta che seguirà tutti i passaggi necessari. Ricordo che con la corrente non si scherza. Ho pensato di realizzare qualche video scegliendo le domande più comuni che mi vengono poste, nella speranza che siano d'aiuto o di spunto a più persone contemporaneamente. Molti utenti incuriositi dall'argomento acquistano o vorrebbero acquistare un pannello solare fotovoltaico per fare qualche esperimento, ma poi la domanda più comune è: cosa ci posso fare con un solo pannello solare? Non certo alimentare un intero appartamento. Ecco, io l'ho utilizzato così, spendendo il meno possibile. Negli ultimi 2 mesi ho recuperato un paio di batterie auto, non ancora esauste, ma avevano qualche difficoltà con la corrente di spunto. Queste vanno benissimo per essere utilizzate come stoccaggio per pannelli solari, perché hanno ancora una buona vita utile, ma non devono più fornire alte correnti di spunto. Il mio pannello solare fornisce 12 volte nominali. Ho utilizzato un regolatore di carica molto economico. Questo permette di poter ricaricare i vari tipi di batterie, anche quelle al piombo acido, come quelle dell'auto. Poi ho utilizzato un altrettanto ultra economico inverter. Questo permette di convertire i 12 volt continui della batteria in 220 volt di corrente alternata, dove posso collegarci diversi dispositivi. Ma praticamente, come sfrutto la corrente generata ed immagazzinata? Io ci ricarico tutti gli smartphone e i tablet utilizzando il classico caricabatterie 5 V. Con questo ricarico anche l'Action Cam e tutti i dispositivi che ricaricano a 5 V. Poi utilizzo uno spinotto per poterci collegare un caricabatterie multiplo. Con questo ci ricarico tutte le pile di casa. Io utilizzo molto le celle 18650 a litio, quindi ricarico anche quelle che hanno buona capacità di stoccaggio. Poi ci ricarico i 2 computer portatili utilizzando i relativi caricabatterie ed anche l'hoverboard e la bicicletta elettrica. Questi ultimi due non sono molto potenti ed entrambi ricaricano consumando 84 watt circa. Ci ricarico anche tutte le batterie del mio drone Phantom 4, una per volta. In generale ricarico tutti i dispositivi che in fase di ricarica consumano grosso modo 100 watt. Io mi sono spinto fino a 110 watt, ma l'inverter che utilizzo è veramente piccolo ed ultra economico, quindi non si può pretendere di portarlo al limite, si rischia di bruciarlo. La spesa totale a quanto ammonta? Il mio pannello l'ho pagato circa 100 euro, il regolatore di carica circa 20 euro e l'inverter circa 15 euro. Poi bisogna aggiungere qualcosetta per cavi di una buona sezione e gli spinotti vari. Tu che dici? È sufficiente per cominciare a sperimentare l'energia rinnovabile? E tu hai fatto qualche esperimento? Scrivilo sotto nei commenti. Ciao, al prossimo video! Ah, dimenticavo! C'è chi usa i pannelli solari anche solo come ombreggianti. Ciao!